Buongiorno ragazzi, benvenuti a tutti. Benvenuti al Festival di Treviso della Statistica. Siete pronti? Ma voi lo sapete che cos'è la statistica? Sì? Vabbè, non ve lo chiedo adesso, ve lo faccio scoprire in maniera diversa. Perché adesso arrivano Sara ed Elena e ci racconteranno una bella storia per farci scoprire come la statistica si può anche raccontare. E la nostra bella storia si chiama La giacca che vinse una gara di sci. In un piccolo paese della Val Mediana, ai piedi di Cima Gauss, viveva l'allegra famigliola Stampi, composta dal papà, Quartile Stampi, dalla mamma, Stima Stampi, e da 10 figlioli, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e ultimo. A dir la verità, Ottavio si sarebbe dovuto chiamare Ottavo, ma il padrino di battesimo, amante delle lettere, si impuntò per far aggiungere quella I, altrimenti disse non avrebbe consegnato il regalo. Dopo il figlio nono passarono ben 7 anni prima che arrivasse un altro bambino e ultimo fu sempre considerato il piccolino di casa, anche se ormai a 11 anni si sentiva già grande e forte. Ma i fratelli, come spesso accade, lo prendevano in giro perché lui era piccolo e mingherlino. I primi 9 fratelli, infatti, erano tutti alti e ben piazzati, come il papà, un omone rettangolare, alto 1,95 m. Ed in effetti sembravano fatti tutti con lo stampo, tutti uguali. Solo l'altezza era leggermente diversa. Primo era alto 2 m e 1 cm, secondo 2 m e 2 cm, terzo 2 m e 3 cm e così via fino a nono, che era il più alto di tutti, ben 2 m e 9 cm. E ultimo? Ultimo, assomigliando di più alla mamma, una graziosa ed energica donnina, ad 11 anni raggiungeva la vertiginosa altezza di 1,25 m. Anche a scuola la maestra lo metteva sempre ai primi posti perché riuscisse a vedere bene la lavagna e perché non si distraesse giocando a pallina sotto il banco. Da fine novembre ad aprile le montagne della Val Mediana si coprivano di neve. Tutti i bambini del paese erano provetti sciatori ed ogni anno si organizzava una famosa gara di sci, alla quale partecipavano anche gli sportivi dei paesi vicini. Le regole erano semplici. Chiunque, purché avesse compiuto gli 11 anni, poteva iscriversi e gareggiare. Si scendeva tutti insieme da Cima Gauss a rotta di collo verso il traguardo posto proprio nella piazza del paesino. Quell'anno ci fu una grande novità. Il vincitore della gara di sci avrebbe rappresentato il paese alle Olimpiadi invernali di Questio, un piccolo villaggio sul lago di Misurina. Ultimo Stampi, piccolo ma agilissimo, aveva il soprannome di Speedy, perché quando correva o sciava nessuno riusciva a stargli dietro. Nessuno, a parte i fratelli, che oltre ad essere alti, erano anche valenti atleti. Tutti gli anni la stessa storia, i fratelli Stampi si piazzavano sempre ai primi 9 posti, variando solo l'ordine di arrivo. E così le mensole di casa strabordavano di coppe scintillanti. Ovviamente questo era uno degli argomenti preferiti da tirare fuori con Ultimo, per tormentarlo un po', soprattutto ora che anche il piccolino di casa si sarebbe potuto iscrivere alla gara di sci. Ultimo, arriverai ultimo, dicevano senza troppa fantasia, oppure quest'anno con la neve che mangerai dietro di noi, altro che gelati. E per finire, ultimo, avrai bisogno di essere spinto per andare più veloce.
Bisogna dire però, ad essere onesti, che i fratelli non si tiravano mai indietro quando Ultimo aveva bisogno di un aiuto. Il bambino ricordava molto bene la volta in cui suo fratello Quarto l'aveva aiutato a scendere dall'albero su cui si era arrampicato, o quando Sesto gli aveva insegnato a nuotare, oppure Terzo, che non aveva esitato a sistemare il bullo della scuola che voleva rubargli le carte dei Pokémon. Sicura di vincere anche quell'anno, la famiglia Stampi si recò nell'unico negozio sportivo della vallata per comprare delle nuove giacche di sci. Le vecchie giacche, infatti, erano tutte rattoppate per le numerose cadute degli anni precedenti e non potevano più essere riparate. Il negozio apparteneva alla famiglia Trend da molte generazioni e da sempre riforniva gli sportivi della zona. In fatto di abbigliamento de sci non si poteva chiedere di meglio. Quella volta però... Ma come sono finite le giacche da sci? Sbottò preoccupatissimo papà Quartile, rivolto al proprietario del negozio. Sospirò questi guardando il soffitto e allargando sconsolato le braccia. Quest'anno c'è stata una grande richiesta. Tutti vogliono partecipare alla gara di sci perché sognano di andare alle Olimpiadi. E così abbiamo finito le scorte. Ho già contattato il nostro fornitore, la signora Zip di Montesportivo, ma non c'è nulla da fare. Ma non è possibile, ci deve essere un modo. I miei ragazzi si sono allenati tutto l'anno. Guardi, facciamo così. Prova a chiamare la ditta. Chiedere non mi costa nulla. Vediamo cosa si può fare. Grazie, gentilissimo signor Trend. Siete la nostra unica speranza. Il signor Trend compose il numero della ditta Zip e dopo qualche squillo sentì la proprietaria rispondere all'altro capo del filo. Oh, cavissimo signor Trend, come va, come va? Benone, ma abbiamo un problema e spero proprio che lei mi possa aiutare. Mi dica pure tutto, vedrò quello che posso fare per lei. Lei è tra i miei migliori clienti, migliori clienti. C'è qui la famiglia Stampi, sono 10 ragazzi ed hanno bisogno di 10 giacche da sci per la gara della prossima settimana. Capisco, capisco, ma non ho tempo, non ho tempo. E di giacche pronte? Non ne ho, non ne ho. Signora Zip, i ragazzi si sono allenati duramente e sono dei bravi sciatori. Sarebbe un vero peccato se non potessero partecipare. C'è qualcosa che possiamo fare per lei, per aiutarla a fare in fretta 10 giacche? Guardi, guardi, il problema sono le taglie, le taglie. Se avessimo tutti la stessa taglia, non sarebbe un problema, un problema. Metterei tutto nella mia macchina da cucire programmabile ultrafotonica e sarebbero pronte, pronte. La macchina produce 10 giacche in una settimana, ma può farle di una sola taglia, una sola taglia. Signora Zip, ne parlerò con i ragazzi e vedremo di trovare una soluzione. Riferì ai ragazzi la conversazione ed insieme decisero che, se proprio la giacca doveva essere di una sola misura, l'avrebbero fatta fare della misura media, in modo che potesse andar bene a tutti. Invano Ultimo si sforzò di far notare ai fratelli che lui era molto più piccolo degli altri, mentre i nove grandi erano quasi tutti uguali. Ma i suoi fratelli non vollero sentire ragioni e così si misero tutti in fila, da primo a ultimo, per farsi misurare con il lungo metro da sarto che il signor Trend portava sempre arrotolato intorno al braccio. Qualche difficoltà ci fu, perché i metri da sarta sono lunghi solo 150 centimetri. Pochi per misurare i fratelli grandi in un colpo solo, ma con un po' di pazienza e qualche sbaglio riuscirono a ottenere le misure in centimetri. 201, 202, 203, 204, 209. L'ultima misura, quella di Ultimo, venne 125 centimetri e la si ottenne al primo tentativo.
Per calcolare l'altezza media bisognava poi sommare tutte le misure e dividere il risultato per il numero dei fratelli, come si fa a scuola, con la media dei voti. In quel caso si ottenne per la somma delle altezze di tutti i fratelli 1970 centimetri, che, divisi per 10 il numero dei fratelli, diede esattamente un risultato pari a 197 centimetri. Il signor Trend richiamò la signora Zip. Cara signora Zip, l'altezza media dei fratelli Stampi è 197 centimetri. Siamo nelle sue mani. Faccia 10 giacche di questa misura. Bene, bene, non vi preoccupate più. Vado a mettere i dati nella mia macchina da cucire programmabile ultra fotonica, fotonica. Saranno pronte per la settimana della gava, della gava. Arrivederci, arrivederci. Per merito suo, i fratelli Stampi potranno partecipare alle competizioni. Grazie di cuore e arrivederci. Rispose speranzoso il signor Trend. La mattina della gara, i fratelli Stampi erano impazienti di ricevere le giacche da sci e non stavano più nella pelle. Quando arrivò il corriere con il grosso pacco, gli corsero incontro nel vialetto di casa e, men che non si dica, avevano aperto lo scatolone, si erano messi in mutande e si erano prontamente rivestiti con maglione e pantaloni da sci. Poi avevano indossato le giacche nuove. Che delusione! La giacca da sci media non andava bene a nessuno. Ai primi 9 fratelli lasciava la pancia scoperta, mentre ad ultimo arrivava fin sopra gli scarponi. Non importa, disse Primo. Ci presenteremo lo stesso alla gara di sci con queste giacche. D'altronde non c'era scelta. E così i 9 fratelli si incamminarono verso la funivia per Cima Gauss, coprendosi la pancia con le mani per il gran freddo, mentre Ultimo li seguiva cercando di tirarsela un po' su per non inciampare. Chi li guardava, così tutti in fila impacciati, non poteva che mettersi a ridere, ma loro non se ne preoccupavano, avrebbero gareggiato a tutti i costi. Gli altri partecipanti, in realtà, avevano già iniziato a fregarsi le mani per la contentezza. Guarda là come sono buffi! Anche se dovessero partecipare, scommetto che nessuno di loro riuscirebbe ad arrivare in fondo. Sì, amico mio, quest'anno finalmente uno di noi potrà vincere la gara. Sulla linea di partenza, i 9 fratelli Stampi iniziarono a sentire qualche brontolio nella pancia, ma decisero di non farci caso. Ultimo, invece, ben rintanato nella sua lunga giacca, stava benone, anche se quasi non si vedevano né la testa né le gambe. Quando iniziò la gara, tutti gli atleti si lanciarono velocissimi lungo la discesa attraverso il bosco, schivando alberi e fronde. A metà gara si vide Sesto rallentare sempre di più per poi fermarsi al bordo della pista. Sembrava piuttosto pallido e malconcio e dai gesti si capì che aveva un gran mal di pancia. Fu l'inizio di un disastro. I fratelli Stampi, a uno, quelli grandi, cominciarono a sentire un tremendo borbottio nella pancia, come se tutti gli sciatori della valle si fossero dati appuntamento nel loro intestino per scendere giù per le budella, e la gara di sci si trasformò in una corsa al bagno più vicino. Ultimo, invece, tutto caldo nella sua giacca nuova, continuò la corsa per difiato. Non si era accorto che i fratelli non lo seguivano più e non vedeva nessuno davanti a sé. Sentiva solo il vento gelido venir su dalla valle. In lontananza vide avvicinarsi sempre più la piazza del paese e la folla, pronta ad applaudire il vincitore. A quella vista il suo cuore si fece più leggero e i suoi sci filarono ancor più spediti. Nessuno in realtà capì subito chi fu a tagliare il traguardo. Quello che tutti videro con grande stupore fu una giacca da sci, nuova di zecca, sfrecciare velocissima davanti ai loro occhi.